Allora, mi pare che tutti quelli che siamo qua conosciamo il problema. Non so se tutti conoscono gli antefatti, cioè questa è una storia che dura l'anno 80. La storia. E tu da quando eravamo ragazzi. Esatto, quando eravamo quadrati. Allora, in pratica sta fabbrica, questa BP, che sorge un giorno sul nostro territorio, per la prima volta è stata impiantata sulla circonvallazione, praticamente dove ci sono i capannoni dietro il forno dei raggi, là in quella zona. Per la prima volta è stata impiantata. Poi chiaramente era troppo. Ed è stata spostata lì in zona dove tuttora ci sono i ruderi. E mi ricordo che allora la corruzione era tanta, no? E ci hanno assicurato, pure la politica si deve, no? Che avrebbero fatto un biscotto fisico. E un biscotto l'ho preparato veramente. Vabbè. Comunque, questa fabbrica produceva sostanze per la medicina, per la farmacia, dovevano fare del medicinale. Ed erano sostanze che emanavano odori tremendi, non si poteva vivere, gente ricoverata per bruciori agli occhi, bruciori alla gola, addirittura noi siamo, allora mi ricordo che abbiamo girato tutta Italia per trovare un chimico che ci desse una mano e non siamo riusciti ad avere risposte da nessuno, addirittura un certo Todeschi, che era nel Partito Radicale allora, ci ha consigliato di vedere altrove, dice, perché se interveniamo qualcuno di noi non lavorerà più in Italia e nel mondo in nessun posto, perché questo era un multinazionale con la linea eccetera. E abbiamo avuto risposte così, però non ufficiali, dall'Olanda, perché così per caso io ho un cognato olandese che era all'ambiente universitario, quindi abbiamo saputo che produceva problemi addirittura ai globuli rossi, tumori e queste storie. Comunque, questa fabbrica allora c'è stata una lotta ma proprio cruenta, con manifestazioni, mobilitazioni, c'è stata pure partecipazione, anche se non tanta quanto ci si aspetta, perché su problemi simili. E su scelte simili, perché poi un discorso diventa pure di tipo politico, per un territorio tu o scegli una via o scegli un'altra, poi questi territori nostri non sono vocati per questo tipo di attività assolutamente. Comunque, tra varie vicissitudini, questa fabbrica ha avuto dei problemi, è esplosa una prima volta, poi è esplosa una seconda, poi è stata... dimmi se tu ti ricordi meglio di me, perché... se mi fai parlare... Poi interverrà. No, va bene. Alla fine, non è grazie all'intervento di qualcuno che sta in questa sala, o alla forza più che all'intervento, non ha più aperto. E là dentro sono rimasti centinaia di tonnellate di residui, di liquidi, di bidoni pieni di queste sostanze. C'è stato un intervento negli anni 2000 della regione, dopo l'ultima esplosione, e ha bonificato una certa quantità, mi pare un 450 tonnellate, 480. Poi tutto è morto, non si è saputo niente, questa è sotto curatela fallimentare,
quindi non si è saputo più niente e nessuno sapeva di questa disgrazia. Poi qualche mese fa, indagando eccetera, tramite alcune situazioni che si sono create, abbiamo scoperto documentalmente che ci sono 900 tonnellate di rifiuti altamente tossici, che se voi avete letto, già avete visto sui social, sono cose tremende. Addirittura un nostro amico chimico, che è stata mandata la tabella delle sostanze. In genere questa gente è impegnata, quindi vi risponde che so dopo una settimana, un giorno, e dopo due ore mi pare Franco, no? Dopo due ore allarmatissimo ha chiamato e qua dietro c'è la risposta dove lui dice, dopo i commenti e i consigli, tutto ciò però prima che sia troppo tardi. E andava, sei punti esclamativi, se non sbaglio. Allora, i sei punti esclamativi ti allarmano, sì. Poi, sapendo pure che la regione ti terrà mucciato di cose per 12 anni, vieni a concludere che se uno Stato, una regione, una classe politica non riesce a proteggere le proprie popolazioni, non vediamo perché danno stanno al potere, no? Comunque questo è un discorso troppo lungo. La convocazione di questa sera da parte del gruppo che si è formato, che forse non si è mai sciolto, perché bene o male siamo amici da lunghissima data, e questa è una convocazione per allargare, perché sempre si parlava il problema di Pantanizzi, sì, il problema di Pantanizzi, questo è un problema che esula Pantanizzi e vai da Monasterace ad Aplico, penso io, che se si dovesse creare le condizioni di un disastro, se non si stiano creando lentamente, perché voi sapete che a Salerno ci sono un'esplosione di tumori di tutti i tipi, non sappiamo, noi non è che accusiamo diciamo precisamente questo o quello, non sappiamo, perché mai nessuno si è preso questa briga di analizzare, di vedere, di capire da dove vengono questi tumori. Possiamo pure noi essere avvocati geneticamente, come dicevo, tumori, e allora siamo ieri. Ora no. Allora, il discorso è questo. Ma o c'è, noi per la verità abbiamo un appoggio completo da parte dell'amministrazione, no? Un appoggio completo anche perché l'amministrazione di Vassiderno non hanno responsabilità su queste cose che noi stiamo tirando fuori. E chiaramente penso che anche a chi dà grosse mani per risolvere questo problema, senza politizzare, perché cioè, anche a noi, almeno a mia politica propria, non mi interessa, perché dopo 50 anni non è riuscito, è 13 anni che diciamo, no? E niente, abbiamo convocato questa riunione per allargare questa base, per vedere insieme come continuare, come operare, come intervenire su questa società che, come sappiamo, come vediamo, questa è una società, non sappiamo, come diceva la professoressa, come se fosse una società apatica, rassegnata, oramai senza forze. Io non so dare risposte, ecco. Sono risposte che dovremmo dare tutti insieme, perché bisogna venire con questa storia, io credo. Fuori dalla a mia non mi interessa la politica, va bene? E questo è un problema sociale tremendo, profondo, è un problema di ignoranza, è un problema di abbandono, va bene? Di disperazione, perché da un discorso passiamo a un altro che può essere collegato. Io non credo che voi lo sappiate. C'è gente a Salerno e nella nostra zona che non può comprare la bombola del gas
per cucinare. Ora, noi attendiamo voci, suggerimenti, proposte da tutti e da chiunque per vedere come procedere. Qualche proposta ce l'ho anch'io.